Oh guys, salve a tutti, sono Spigioc e bentornati in Crossout. Questo sarà un altro epicissimo episodio di costruzione e distruzione. Infatti, andremo a realizzare qualcosa di epico, lo testeremo sul terreno, proprio in campo, sul campo di battaglia. E poi andremo anche a testare altre creazioni della community, come abbiamo fatto negli scorsi episodi. Oggi però non voglio semplicemente realizzare una macchina efficace in battaglia, perché ormai mi sono un po' arreso al PvP, sinceramente sono una pippa stratosferica. La cosa che andrò a fare è realizzare un furgoncino dei gelati per quanto possibile, ovviamente, dato che non sono assolutamente un artista e queste cose non sono fattutamente facili. Quindi andiamo a mettere della bella struttura per il nostro coso. Allora mettiamo i cosi più leggeri qui e quelle più pesanti all'esterno, guardatelo. Oh, inizia già a prendere forma, è un perfetto furgoncino dei gelati. Ora, come ruote? Quali sono le ruote perfette per un furgoncino di gelati? Cingoli! No, non i cingoli. Le ruote con i chiodi. Boh, prendo quelle standard? No, queste sembrano essere meno pesanti, quindi forse più rapide. Vado a prendere queste. Yes. Sarà il furgoncino dei gelati più cazzuto che avrete mai visto. E non accettate mai i gelati da questo furgoncino. Vi trovate le spine e i chiodi arrugginiti dentro. Allora, andiamo a costruire il nostro bel furgoncino. Deve avere anche una finestrola, però, una bella finestrola per poter vedere all'esterno. E per vendere i gelati, soprattutto. Perché sto pensando alle cazzate quando la cosa più importante è vendere i gelati. Ci vuole anche la porticina, giusto, giusto, giusto. Ed ecco qui, l'inizio. L'inizio ormai, ho quasi la conclusione. Ci manca la parte dietro che è un po' un casino completare. Ma la parte davanti è molto vicina a essere realizzata al 100%. All'interno abbiamo messo una cabina un po' strana rispetto a quello esterno. Avrei potuto scegliere una cabina più adatta a realizzare un van o comunque insomma un furgoncino di gelati, ma ho preferito invece scegliere la strada più complicata, utilizzare una cabina differente e coprire il resto, l'esterno, come un furgoncino dei gelati. Quindi, proprio perché vi piace la sfida, ecco voi il super furgoncino. E siamo ancora più vicini al completamento assoluto. Come potete vedere, ho realizzato una piccola finestrella qui, altrimenti si asfissia dentro a quell'inferno gelatoso. E in più, ho messo una zona rialzata qui in cui mi piacerebbe mettere un gigantesco cono gelato, ma non ho assolutamente idea di come farlo. Quindi dovrò assolutamente immaginarmi, avere delle visioni nei miei sogni, per riuscire a capire come fare questa enorme scultura di importanza maestosa. Ed ecco a voi il cono gelato. Lo so che è un po' uno schifo, ma è bellissimo, ok? È bellissimo alla sua maniera. Come potete vedere, ha due grosse palle, due grossi pneumatici, ok? Qui, che sono le palline di gelato, ho dovuto realizzare il cono con la cosa più obliqua che ci fosse, cioè queste pallame della morte. E infine, la panna sopra il gelato, che è questa testa di treno. Ovviamente la struttura è un po' particolare, ma l'importante è che si veda da davanti. L'importante è che da questa parte faccia un bel figurone. Ora completiamo tutto quanto, pitturiamolo, aggiungiamo qualche armozza mezza pippa e scendiamo in battaglia a fare le chiappe. Due speaker giganteschi per attirare tutti i bambini del vicinato, anche se suona male. Possiamo utilizzarli come scudo. Good job, Espy. Good job. Non sai costruire le cose e recuperi piazzando delle casse al posto che protezioni di ferro. Lo spoiler! Sì, ci mettiamo pure lo spoiler. Oh, yes! Storto, magari. Sì, facciamo così. Mettiamolo storto in modo che faccia un po' di resistenza, perché altrimenti rischiamo di andare troppo veloci. Perché siamo fatti per la velocità, come potete notare. Gli mettiamo le cornina qui. E siamo pronti. E siamo pronti a dipingerlo. Woohoo! Ma come non si possono dipingere le casse? Ma che tristezza. Anche i baffi, poi il furgoncino, avete notato? Aspettate. Oh, i baffi neri, è bellissimo il mio furgoncino. Allora, qui in cima deve essere color panna. Però il gelato lo facciamo cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. E infine, le armi. Mettiamo questo e una medium machine gun. Very nice. Ed infine ho messo qui dietro delle munizioni, perché abbiamo un cannone dalla distanza e le munizioni sono veramente veramente poche, quindi siamo pronti a fare un test drive prima di scendere in battaglia. Woohoo! Test drive. Sbaglio o ci muoviamo con la lentezza di un... Wow, è una torre d'assedio. C'è gente che mi ha chiesto: ehi, fai la torre d'assedio. Eccovi la torre d'assedio, bestie. È semplicemente che non doveva essere una torre d'assedio, doveva essere un furgoncino dei gelati, ma si prende i suoi tempi, un furgoncino che si prende i suoi tempi, ok? Vai giù! No, non provarci. Giù vai! E va giù! E va giù! Continuiamo la nostra avanzata
verso la vittoria, la nostra lenta avanzata verso la vittoria. No, gente, ovviamente devo metterci più robe. E forse abbiamo la possibilità anche di mettere una machine gun aggiuntiva. Wow! È molto talento per alcuni, per certi versi, però funziona. Ha un grosso gelato sopra e penso che faccia abbastanza il culo. Quindi sponiamo i bot e facciamo subito un test. Non puoi shottarmi. Io sono il gelataio del quartiere. Detto io, legge da queste parti. Yes. Mi hanno fatto fuori metà camion. Ma non è importante. Abbiamo imposto la legge del cono gelato. Se prendete la coppetta siete degli sfigati. Anzi no, in realtà anche io prendo la coppetta, se no mi sbrodolo tutto, ma sono altre cose che non voglio raccontarvi. Ok gente, quindi siamo pronti a scendere in battaglia, ma prima godiamoci le migliori creazioni dei cross house della fatta della community. Oggi proveremo le creazioni tipo Leviathan. Non so bene cosa siano, ma penso che siano quelle più OP, al posto che quelle più artistiche sono quelle più forti. Molti mi hanno chiesto di fare cose assurde, questa volta infatti vi mostrerò robe pazzesche. Vediamo questa 28 machine guns. Possiamo testarla e vedere come funziona. Oh mio Dio, cosa non è? Com'è che si spara? Aspetta, ma da sole sparano? Stanno sparando da sole? Cosa? Scusa, cosa? Perché stanno sparando da sole? Oh mio Dio, ma siamo del futuro. Possiamo individuare tutti i nemici a distanza. Guardate tutti i segnalini rossi anche alle nostre spalle. Le nostre belle cosine sparano da sole. Cioè io provo a cliccare e non fanno nulla. Sono loro a decidere quando sparare, quando è il momento giusto per fare la differenza e sterminare i nostri nemici. Dai piccoline mie, sparate tutto. Yes. Oh mio Dio, è troppo OP questa cosa, è troppo OP. Ok, mi piacciono un sacco queste creazioni. Oh, no. Anche queste hanno vita propria. E poi è tipo, è come guidare una nave alla fine. Come guidare, non lo so, una nave ai tempi dei pirati. I cannoni sparano a destra, a sinistra, a babordo e tribordo. Noi quello che dobbiamo fare è andarci in giro a spasso. Ma sbaglio, stiamo arando il terreno. Oh mio Dio, stiamo arando il terreno, guardate. Stiamo facendo i cerchi nel grano. Gattino! Oh yes, è un gattino. E cosa fa di particolare? Ah no, è un gattino e basta. Gatto versus cono gelato. Chi vincerà? Vieni qua, bel cono gelato mio. Boom! Oh mio Dio! È OP questa cosa. Ce l'ha con OP sto gatto. Un altro ancora. È una sorta di... Ma stai già sparando da... Adesso mi spiegate perché ste robe fanno tutto da sole. Guardatelo, cosa c'ha? Gli scudi energetici sopra. I deflettori. È tutto azzurrino, con le venature azzurrine. Sta facendo il disastro. Mira da solo, spara da solo. C'ha pure un'elica dentro, così stiamo al fresco d'estate. Non capisco, è assurdo. Una minigun! Ha una fottuta minigun in testa! Cos'è questa cosa? Max speed? Oh mio Dio, è super veloce! Cosa? Aspetta, mi sono schiantato? Veramente? Ok, forse adesso posso attivare la max speed. Vai, piccolina! Non schiantarti! No, un trattore! Holy shish! Abbiamo il trattore della morte. È una figata. Guardatelo, sta graffiando pure per terra. Come fa dovrebbe fare veramente un trattore. Andiamo allora in campi, gente. Salvini ci guiderà in questa incredibile avventura per cross out. Ok, sono pronto ad affrontare i bot con la mia incredibile potenza contadina. Li asfalterò. Li arerò tutti quanti, letteralmente. Sì. Preparati alla distruzione più totale. Ok, ti ho mancato, sono una pippa. Merito soltanto di morire. Quindi gente, abbiamo testato abbastanza. Abbiamo provato queste nuove creazioni della community abbastanza. È il momento di dedicarci invece alla battaglia. Ok, il nostro obiettivo in questa modalità è quello di... Oh mio Dio, mi vergogno. Sono tutti cazzutissimi. Super veloci. Io sono il gelataio più sfigato di sempre. Aspettatemi. Per favore, aspettatemi. Porto cibi rinfrescanti per tutti quanti. Muori. Dai, lo sto facendo fuori. Spara. Un'altra chance. Ah, ci si offre un'altra chance. Oh mio Dio, un'altra persona stupida come me, penso. Cosa fa questo coso qua? Stando i numeri. Cosa sta facendo? Non picchiarmi, sono bellissimo.
Oh mio Dio, pensi di aver trovato il mio compagno di viaggio per questa incredibile avventura. Wasteman in 94, tu sì che mi capisci. Dai, andiamo, insieme, no? Ma magari un pochino più piano? Perché non sono esattamente la cosa più agile a questo mondo. Ok, io mi metto qua e me la campero. Ok. Mi fermo qui a vendere gelati e passanti. Vediamo se Waste Manning potrà risolvere la situazione. Che l'assist! Oh, lui e Waste Manning siamo una squadra per della vita. Waste, però aspettami. Aspettami un pochino. Dai. Io e Waste trionferemo. Porteremo giustizia dove di giustizia ce non c'è abbastanza. E io porterò anche i gelati, perché la giustizia e i gelati vanno sempre d'accordo. Muori! Noi! Ok gente, quindi questo era Cross Out, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un sacco di like e quando arriveremo a 400 like potrei portare il prossimo episodio di Cross Out. Anzi, sicuramente lo porterò perché questa cosa vi sta piacendo. Ho soddisfatto una delle vostre richieste, quella di realizzare un incredibile furgoncino dei gelati. Spero che il design vi piaccia, anche se non una pippa. Ho fatto un assist questa volta nel PvP, mi sento assolutamente realizzato. Quindi non dimenticate di lasciare un sacco di like e tanti commenti per darmi altre idee su incredibili creazioni da realizzare le prossime volte. Al prossimo episodio in Cross Out. E non dimenticate di iscrivervi se non l'avete già fatto. Ciao ciao.